22 marzo 2016. L'ISIS colpisce Bruxelles con 3 attentati. È un martedì mattina. Poco prima delle 8, due esplosioni portano terrore e morte all'aeroporto di Zaventem. Una nella zona delle partenze, una in quella degli arrivi. Muoiono 11 persone. 92 restano ferite. Poco dopo le 9, la terza esplosione, sempre con modalità di attacco suicida, avviene nella stazione metropolitana di Malbec. Questa volta viene colpito il cuore della città, il quartiere in cui hanno sede le principali istituzioni dell'Unione Europea. Il bilancio è ancor più pesante: 24 morti, 130 feriti, una ventina dei quali in modo grave. L'ISIS rivendica gli attentati il giorno stesso. È stato colpito il Belgio perché partecipa alla coalizione internazionale che dà la caccia ai terroristi islamici. 5 giorni prima, a Molenbeek, era stato arrestato Salah Abdeslam, l'unico attentatore di Parigi ancor vivo, in fuga dal 13 novembre precedente. Da Bruxelles provenivano gli autori della mattanza parigina e molte delle indagini successive agli attacchi avevano portato gli investigatori a individuare nella capitale belga persone gravemente indiziate di reati legati al terrorismo islamico. Ma l'attacco non viene sventato. Per tutto il giorno la polizia consiglia di non uscire di casa. Negozi, uffici, edifici pubblici vengono chiusi, così come lo resta per giorni l'aeroporto di Zaventem, dove è stata trovata anche una bomba inesplosa. In serata la metropolitana e alcune stazioni ferroviarie vengono riaperte. I ragazzi, mercoledì 23, torneranno tutti a scuola. Charlotte Dixon, rimasta vedova a causa di uno degli attentati, fonda l'organizzazione Survivors Against Terror per sostenere le vittime di simili atrocità. Idee differenti, storie personali lontane, eppure le nostre esperienze sono identiche, spiega. Lo Stato non si prende cura di noi e la sensazione d'abbandono che proviamo siamo costretti ad affrontarla da soli. Il terrorismo jihadista resta la minaccia più importante per l'Unione Europea. Nel 2021 il numero di attacchi di ispirazione jihadista portato a termine è stato maggiore del doppio di quelli sventati dalle autorità.